Piovono ricorsi dopo che il giudice di pace Carlo Crapanzano ne ha accolto uno, annullando la multa inflitta con gli autovelox ad un automobilista in Valle Vigezzo. Sulla scrivania dei giudici di pace di Verbania sono infatti diversi ricorsi presentati ed un paio contengono anche considerazioni sulla presenza della Polizia Municipale sul tracciato. Un automobilista scrive: «Siccome la parte politica ha dichiarato ai mass media che i velobox non sono stati messi per far cassa, ma per prevenire incidenti e garantire sicurezza, sarebbe bene sapere, viste le centinaia di verbali elevate, quante contestazioni immediate sono avvenute per fare prevenzione. Se c'è una pattuglia che contesta subito, è ovvio che c'è anche la prevenzione, ma mandare a casa un verbale dopo 2 o 3 mesi è fare prevenzione?» L'argomento da mesi divide automobilisti da una parte, amministratori e polizia municipale dall'altra. La decisione di installare i velobox sulle strade era stata dell'Unione Montana dei Comuni dell'Ossola. Le apparecchiature ora vengono gestite anche dalla polizia municipale di quei paesi fuoriusciti dal corpo di polizia dell'Unione. Resta invece silenziosa la Corte dei Conti, che ha sulla sua scrivania un fascicolo. Era l'inizio di marzo 2017, quando la Guardia di Finanza si recò negli uffici dell'Unione in via Romita ad Omodossola per acquisire la documentazione sul progetto e sulla procedura adottata per l'acquisto di tutto il pacchetto relativo al controllo della velocità, 31 colonnine e 3 autovelox che vengono posizionati all'occorrenza. L'indagine era partita dopo un esposto.